Eccoci qui, bentrovati, buona domenica a tutti, appassionati e appassionati di calcio. Analisi, moviola e pagelle delle partite delle milanesi di Milan e Inter che ieri all'esordio con modalità diverse e brividi diversi portano a casa i 3 punti contro Udinese e Lecce rispettivamente. Partiamo quindi da Lecce-Inter e poi facciamo l'analisi della partita del Milan contro Udinese. Sono riuscito a vedere il Milan in diretta, l'Inter ho dovuto rivedermela adesso. Per cui cercheremo di essere come sempre obiettivi e dire quelle che sono state le cose positive e quelle da migliorare nelle due squadre. Allora, partiamo dall'Inter, ragazzi. La trasferta di Lecce è una trasferta che avevamo detto anche nel pre-partita, sicuramente abbordabile, però poteva nascondere qualche insidia e Lecce poteva segnare. E così è stato. L'Inter parte con il solito 3-5-2, schierando Di Marco come braccetto nella formazione iniziale al posto di Bastoni per un affaticamento muscolare. Di Marco, che secondo me abbiamo sempre detto, no? La nostra opinione è quella di non vederlo come braccetto nei titolari, salvo alcune rare occasioni quando magari l'avversario non ha dei giocatori così strutturati e forti tecnicamente davanti. Lecce aveva solamente Cissé, diciamo con una certa struttura fisica. E Di Marco, secondo me, dei tre dietro è stato il migliore. Va sul fondo, mette dentro una bella palla che Darmian di testa schiaccia. Lukaku fa gol. Al secondo minuto l'Inter è già in vantaggio. Ecco, adesso a questo punto io mi sarei aspettato un Inter più cinica, un Inter che chiudesse subito il risultato. Invece nel primo tempo l'Inter ha tenuto, per carità, il controllo del gioco, il possesso palla, ha creato anche qualche azione pericolosa, però alla fine i tiri in porta sono stati veramente pochi. E secondo me l'Inter paga ancora una pesantezza, una condizione atletica, diciamo, non ancora ottimale come chiaramente potrebbe anche essere, no? Dipende dalla preparazione che è stata fatta, in alcuni suoi elementi chiave. Uno su tutti è Robin Gosens. Robin Gosens secondo me non ha convinto neanche questa partita, l'assenza di Perisic si è fatta sentire sulla sinistra e poi anche la Lula passa ancora da oliare qualche meccanismo, anche se Lukaku e Lautaro si vede che si trovano, si cercano, hanno voglia di giocare insieme. E poi la parte difensiva. Ci arriviamo nel secondo tempo col gol del Lecce, l'Inter che non rischia niente se non nel primo tempo verso il 40esimo, un tiro di Stefezza, secondo me tra i più in palla nel Lecce, diagonale che finisce lato sul primo palo, però anche la partecipazione al gioco in costruzione dello stesso Skriniar è un po' mancata, secondo me, come è mancata anche la verve di Calhanoglu a centrocampo. Detto questo, il Lecce comunque nel primo tempo, a parte il tiro di Strefezza, non ha creato grossi problemi e l'ha messa sulla garra. Ha cercato di metterla sul piano fisico, tra l'altro ha perso subito Ceti, sostituito Blen al 20esimo, quindi il Lecce che era addirittura in emergenza difensiva, già gli mancavano Thuy ed Ermacu e anche per questo secondo me l'Inter avrebbe dovuto approfittarne per chiuderla subito. Baschirotto ha picchiato tanto, devo dire la verità, e al 32esimo, secondo me, l'intervento su Lautaro era da rosso, non è stato considerato così da parte dell'arbitro del VAR. Poi però Lautaro ha avuto un attimo di reazione su Gonzalez, mi pare, un fallo, un intervento duro a sua volta, e lì probabilmente la partita poteva sfuggire di mano. Fortunatamente il centrale Veneto e Lautaro sono rientrati poi nel secondo tempo abbracciati, sono chiariti, e la partita poi è scivolata dal punto di vista disciplinare verso un secondo tempo combattuto ma comunque corretto. Secondo tempo, ragazzi, doccia gelata, primi minuti, Skriniar sbaglia nettamente l'uscita su Di Francesco, c'è un doppio 1-2 di Francesco con Cissé. Molto bravo Di Francesco, poi a ridargli la palla nel secondo 1-2 per mandarlo in porta, anche lì Skriniar non segue Cissé, interviene scivolata Brozovic, però il tiro di Cissé è angolato, non forte angolato, e Handanovic secondo me poteva fare qualcosa di più perché era troppo schiacciato sul suo palo, prende gol. E lì la partita poteva cambiare, ragazzi, lì la partita poteva cambiare perché Lecce ha preso entusiasmo, è stato poi bravo Handanovic a riscattarsi con una parata su Bistrovic su punizione. Non facilissima, assolutamente è stato bravo Handanovic e poi anche Subanda è entrato dopo nel secondo tempo e a quel punto l'Inter ha iniziato a carburare, a mettere in giro il motore, all'arembaggio contro Lecce che si è schiacciato completamente nella sua area di rigore, complice secondo me anche un attimino di stanchezza e l'Inter grazie anche all'ingresso di Dzeko, secondo me è stato bravo Simone Inzaghi,
fare i cambi questa volta, Dzeko, soprattutto Dumfries, più con cuore che con un gioco, che il gioco che abbiamo visto soprattutto nella prima parte del campionato scorso, è riuscito a creare diverse occasioni da gol. Palo di Dumfries, di testa, due interventi di Falcone, portiere molto promettente, su Lautaro e su Lukaku, e poi all'ultimo minuto cross dall'angolo, spizzata di Lautaro, difesa del Lecce che dorme, lascia scoperto completamente il secondo palo, c'erano oltre a Dumfries anche Lukaku, e Dumfries interviene sulla sirena, segna un gol pesantissimo, ragazzi, un gol pesantissimo. Ripeto, partita che l'Inter vince alla fine soffrendo, la pazza Inter è tornata, però le grosse difficoltà del primo tempo nel non chiudere sono degli elementi di miglioramento. La difesa non mi è piaciuta particolarmente in Skriniar, qui do un voto 5. De Vrij 6, tutto sommato, ha giocato una partita anche dal punto di vista atletico, ha tenuto abbastanza bene, quindi a sufficienza di Radoi, di Marco 6,5. Centrocampo, ragazzi, i due quinti, Darmian e Gosens, Darmian bene, Gosens molto male, secondo me, molto male. Su Gosens faremo anche delle analisi più approfondite nella prossima live. Le mezzali, così così, 5,5 Çalhanoğlu, e a Brozovic do comunque un 6, perché la sua partita l'ha fatta. E davanti la Lula, meglio Lukaku che Lautaro, anche se Lautaro è stato presente più nella partita rispetto a Lukaku, ma Lukaku oltre al gol secondo me ha fatto anche delle buone aperture, si è mosso bene anche fungendo da boa, venendo fuori a prendere la palla, e questo secondo me è importante, perché Lukaku nel gioco di Inzaghi si deve integrare ancora, chiaramente ci vorrà tempo, no? Perché il gioco di Inzaghi è nettamente diverso da quello che conosceva lui all'Inter con Conte. Migliore in campo nell'Inter chiaramente Dumfries, che entra, spacca la partita, prende un palo e segna il gol della vittoria. Peggiore in campo, ragazzi, io vedo ancora un Gosens indietro di condizione, uno Skriniar che secondo me quegli errori, il doppio errore sul gol del Lecce non è da lui, però diamo fiducia chiaramente a Milan Skriniar. Contento del risultato, un po' meno della prestazione, vedremo come migliorerà la condizione fisica in vista della prossima partita con lo Spezia, e passiamo invece al Milan. Milan che ne esordisce a San Siro, un San Siro gremito, ragazzi, battendo un Udinese che 3 anni fa con Giampaolo, gol di Becao, aveva fatto vedere già le streghe un campionato che poi per il Milan si sarebbe rivelato fallimentare, e Becao segna subito un Udinese che praticamente si presenta con 10 undicesimi dell'anno scorso, tranne Masina al posto di Udoge che è stato mandato in tribuna, con la difesa vecchia, quindi con Perez, Nuitink e lo stesso Becao. Il Milan però non si scompone, trova un calcio di rigore che, diciamo, alla fine, rivedendo l'azione, Marinelli richiamato dal VAR, c'è l'intervento di Soppi, credo, col piede di richiamo, con la gamba di richiamo su Calabria, la palla rimane lì dopo che Calabria la sbuccia, quindi l'arbitro molto probabilmente, poi sentiamo Stefano cosa dirà, considera questo intervento, diciamo, falloso, anche perché poi la palla è ancora lì disponibile, no? Per l'attacco del Milan, il contatto comunque c'è, è netto. Calcio di rigore, Hernandez segna e poi bravo Rebic su una bella azione del Milan a concludere al volo e portare in vantaggio il Milan. Ecco, questa fame del Milan, questa voglia di continuare a creare gioco, velocità, è una cosa che rivedo dopo averla vista l'anno scorso. Quindi un campanello d'allarme per l'Inter stessa. Io mi aspetto dall'Inter un meno rischiosità in certe fasi della partita. Il Milan trova il gol su rigore ma poi è bravo a fare subito il 2-1. Milan che è molto lucido, secondo me, in Brahim Diaz e in Rebic, che sono stati i migliori in campo, 7,5 Brahim, che entra in tutte e quattro le azioni del gol del Milan, e in Rebic, che è bravo a segnare due gol, anche se si perde Becao sul primo gol, però un Leao un pochino avulso dal gioco, va a intermittenza, delle buone sgroppate, un tiro a giro nel secondo tempo di sinistro che sul 4-2 che poteva essere un gol pazzesco. Però un Milan che dietro, secondo me, l'ho visto meno solido rispetto alle ultime uscite dell'anno scorso. Kalulu, migliore della difesa, voto 7, fa un grandissimo recupero su De Lofeo dopo che Tomori aveva fatto uno svarione. Tomori l'ho visto un po' indietro di condizione. Centrocampo, Krunic, Benacer, buona partita. Quello che è mancato al Milan, secondo me, oltre a Leao, dall'altra parte Messias. Messias si perde Masina su gol del 2-2 e questo veramente è un gol scolastico preso dal Milan, perché il cross della destra è veramente lento e Messias ha tutto il tempo di vedere alle sue spalle arrivare Masina e non prende posizione.
e il Milan prende due gol di testa. Quindi attenzione, l'anno scorso è stata la miglior difesa, vediamo quest'anno, perché due gol di testa presi così contro un Udinese non trascendentale, secondo me sono qualcosa da migliorare anche per il Milan. Ripeto, un Milan che comunque poi crea gioco, ha un Brahim e un Rebic che si intendono bene, sono già in palla fisicamente. Udinese che mi aspettavo una squadra un pochino più forte, perché partiva con gli stessi prente titolari dell'anno scorso, c'era solo Masina, ripeto, nuovo, eppure ha sofferto tanto a creare occasioni da gol, e sul terzo, sul quarto gol, ragazzi, ha fatto degli svarioni difensivi clamorosi. Sul terzo Masina, che di testa con un intervento scomposto offre un assist a Brahim, che è bravo, poi in spaccata a infilare Silvestri, e poi sul quarto gol Pereira perde un pallone incredibile. Io dell'Udinese ieri salvo giusto Makengo a centrocampo, ha fatto una buonissima partita. Masina non lo posso salvare perché il gol è molto bello a volo d'angelo, ma lo svarione comunque che consiglia il 3-2 a Brahim non gli dà la sufficienza. Secondo me l'Udinese Deulofeu, quando si è acceso, ha creato dei pericoli. Ripeto, quello che mi è parso di vedere del Milan in peggio rispetto all'anno scorso è la tenuta difensiva. Arrivava l'Udinese, ha avuto non solo quelle due occasioni, ma ha creato anche qualche situazione, più che occasione pericolosa, che l'anno scorso il Milan non concedeva. Comunque è la prima di campionato, per cui sia Milan che Inter guadagnano i primi tre punti. L'Inter soffre di più, ma li porta via da un campo, il Via del Mare, in cui secondo me sarà difficile portare via punti, perché Lecce è una squadra che, a differenza ad esempio del Monza, che ieri perde la prima, mette garra, mette passione, e davanti a quei due piccoletti che abbiamo detto anche nelle prime partite, che sono molto molto interessanti anche per il fantacalcio, ragazzi. Udinese la vedremo nelle prossime partite, con tutti quei giocatori strutturati probabilmente ci vorrà anche più tempo per entrare in forma. Milan in palla, 3 punti Milan, 3 punti Inter. Oggi vedremo la risposta della Roma e domani vedremo la risposta della Juventus col Sassuolo, e occhio sempre a Verona-Napoli, che si giocherà nel nome di Garella, che è scomparso l'altro ieri. Ragazzi, buona domenica e un saluto a tutti, e complimenti ai nostri azzurri del nuoto, Commentate chiaramente le vostre, tutto quello che vi pare riguardo le partite, alle pagelle e alla moviola, e ci vediamo per la prossima live con Luca e Stefano e con tutti voi che vi unirete. Ciao ragazzi!